Noi dobbiamo vivere questa situazione con molta, molta serenità. So che è difficile, ma noi il nostro messaggio non può che essere questo, perché soltanto in un contesto di massima serenità noi potremmo fare tutte le attività possibili per evitare panico e paura. Il comune di Pozzuoli, metteremo a disposizione del comune di Pozzuoli i dati che andremo a raccogliere. Ovviamente, ecco... come diceva il nostro... Situazione a questo momento è la seguente: 39 nuclei familiari sgomberati in via precauzionale per determinare la situazione delle rispettive abitazioni. Nella notte abbiamo disposto la richiesta di 400 brandine per l'emergenza eventuale, che al momento, devo dire la verità, non c'è se non in maniera molto sporadica, perché molte persone che hanno preferito stare fuori però non hanno usufruito di questa attività che noi abbiamo predisposto nelle rispettive aree di accoglienza o di attesa, sia Napoli nella nona e decima municipalità, sia a Bacoli sia a Pozzuoli. La macchina ha funzionato benissimo, c'è stata la massima attenzione verso la popolazione. C'è una notizia dell'ultima ora, cioè che la sezione femminile del carcere di Pozzuoli, soltanto quella femminile, per motivi del tutto precauzionali, si sta cercando di trasferire le detenute altrove proprio per mettere in sicurezza la struttura, anche se non ci sono segnali di un'evidenza immediata. La situazione è monitorata, abbiamo fatto il punto di situazione col Dipartimento Protezione Civile proprio in questo momento, è finito, e abbiamo messo a punto una serie di ulteriori altre iniziative proprio per fronteggiare la eventuale emergenza. Tant'è che saranno installate sia a Bacoli, sia a Pozzuoli, sia nella nona e decima municipalità delle aree di accoglienza o di attesa. In nottata abbiamo potenziato i servizi di viabilità stradale sia attraverso le polizie locali sia attraverso la polizia stradale, proprio per evitare che in caso di fuga ci fosse qualche ingorgo, ma al momento non si registra anche su questo fronte nessuna criticità. Le scuole sono state chiuse in via precauzionale da parte dei sindaci, però mi pare che non ci siano evenienze particolari. Noi abbiamo in via prudenziale adottato misure ulteriori, integrative, di potenziamento dei servizi di viabilità. Quindi il livello di allarme resta uguale? Più che un livello di allarme, un livello di grande precauzione e di grande prudenza. C'è un piano già che è stato stabilito, si sta lavorando su questo. L'attività di informazione alla popolazione che si sta tenendo anche in questi giorni è, come dire, il prerequisito necessario perché la popolazione abbia piena consapevolezza di tutto ciò che sta accadendo. C'è una pianificazione in atto, si sta studiando, si sta perfezionando ed è un piano in fieri.